Anche Paolo Ferrero, terzo candidato alla presidenza della Regione Campania nella prossima tornata elettorale, sceglie Salerno per aprire la sua campagna. Lo scenario è quello dell'Hotel Fiorenza, dove il leader di Rifondazione Comunista ha dato il via ufficiale alla sua corsa verso Palazzo Santa Lucia, alla presenza dei suoi sostenitori. Ferrero, portavoce della Federazione della Sinistra e segretario nazionale del Partito di Rifondazione Comunista, ha spiegato alla platea di aver scelto di scendere in campo in Campania perché la regione non fosse cancellata dalla sinistra, usando toni decisamente duri, soprattutto con il candidato del PD Vincenzo De Luca. Abbiamo provato a trovare l'intesa con il PD, spiega Ferrero, ma c'è un limite di decenza oltre il quale non si può andare. Non ci si può chiedere, in virtù della paura della destra, di votare per un'altra destra. De Luca parla un linguaggio usato solo dagli estremisti della Lega. Accanto a Ferrero, nella prossima tornata elettorale ci saranno tra gli altri l'ex segretario provinciale Rocco Falivena e la giovanissima Maria Teresa Imparato. Durante la presentazione di ieri, comunque, Ferrero ha cercato di sfuggire al ruolo di candidato Cenerentola e annunciato i quattro punti principali del suo programma. Primo fra tutti il lavoro, con la sollecitazione di un intervento pubblico per non perdere l'occupazione e un corretto utilizzo dei fondi europei. Continua inoltre proponendo un taglio agli stipendi dei manager pubblici e un capillare controllo sulla gestione della sanità. Non ha mancato inoltre di parlare di raccolta differenziata in energia solare, lanciando il suo appello a tutti gli elettori degli strati popolari, stanchi di questa politica che pensa solo alle poltrone.